Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra informazione. Continuiamo a parlare, anzi partiamo dal caso Technis. Dopo il sequestro di ieri disposto dal Tribunale di Catania per presunte infiltrazioni mafiose, oggi sono tornati pienamente operativi tutti i cantieri siciliani. La ricognizione su quanto sta avvenendo nel servizio di Marco Zappalà. Il giorno dopo il sequestro delle quote societarie di Technis disposto dal Tribunale di Catania per presunte infiltrazioni mafiose e l'affidamento dell'azienda all'amministratore giudiziario Saverio Ruperto, i cantieri siciliani sono stati riaperti. A decidere la sospensione dello sciopero e ad esprimere piena fiducia nell'operato di Ruperto sono stati proprio i lavoratori dell'anello ferroviario di Palermo che in videoconferenza ieri sono stati rassicurati dallo stesso Ruperto sul proseguimento e completamento dell'opera. Venerdì è in programma al Ministero dello Sviluppo Economico un incontro per affrontare i problemi legati a tutti i cantieri della Technis, con la speranza di nuovi e positivi scenari per il futuro dell'azienda che, come hanno ribadito i vertici sindacali catanesi, con l'amministrazione giudiziaria può essere pienamente operativa sul mercato. E ha parlato del caso Technis anche la leader della CGIL Susanna Camusso oggi a Catania, dove ha partecipato anche alla presentazione della nuova carta dei diritti del lavoro. La visita della numero uno del sindacato si è conclusa poco fa, l'ha sentita per noi Francesco Bianco. Io penso sempre che bisogna avere grande rispetto della magistratura, del lavoro e del lavoro che fa, non trarne conclusioni prima ancora di saperlo, però che un grande tema continua ad esserci ed è il livello di infiltrazione della criminalità anche in imprese che magari si raccontano diversamente, questo c'è, e ciò che però è essenziale è che non si determini il fatto che siccome le imprese sono corrotte si perde anche il lavoro. Libia terra di immigrazione ma anche di migranti, tanti i ragazzi che vanno via da questa terra. Torniamo al tema del lavoro, dei diritti. Quando si ascoltano i giovani ricercatori in giro per il mondo, i tanti ragazzi che hanno fatto la valigia, la risposta che danno sempre è che volevano un posto dove avere una speranza di realizzare i loro obiettivi, di avere una condizione di vita dignitosa, una condizione di lavoro dignitosa. È esattamente questa una delle ragioni per cui bisogna essere capaci di nuovo nel nostro paese di dare ai giovani una speranza di lavoro dignitoso con i diritti. Nuovo colpo al clan degli Assinnata di Paternò, 14 persone sono state raggiunte da un'ordinanza di misura cautelare nel corso di un blitz dei carabinieri, droga e estorsioni la fattispecie, tutto nasce però, ed è un segnale incoraggiante, dalla denuncia di un imprenditore. Sentiamo Letizia Carrara. 14 arresti nell'operazione che gli inquirenti hanno voluto battezzare The End, la fine di un gruppo criminale violento, gli Assinnata, affiliati alla Cosca Santa Paola di Catania, che a Paternò detenevano il controllo del traffico di droga e delle estorsioni. L'ennesimo tentativo estorsivo, però, non ha funzionato. Un imprenditore, infatti, anziché pagare, ha denunciato. L'operazione è partita, le indagini sono partite anche da una denuncia di un operatore economico del Palermitano che aveva denunciato il ritrovamento della tanica di benzina con un amico. Un gruppo dedito all'estorsione, al traffico di stupefacenti, al recupero di crediti. E poi l'attività investigativa, le intercettazioni che ancora una volta fotografano la tracotanza mafiosa dell'appartenenza a un gruppo da una parte e la riverenza di chi è assoggettata dall'altra, come l'inchino al boss durante la festa patronale. Il fatto di essere pronti affrontare la galera senza collaborare con la giustizia, il fatto di essere orgogliosi di aver raggiunto l'affiliazione, ma soprattutto contro la mafiosità che è stata espressa nel triste episodio di dicembre durante i festeggiamenti patronali in occasione dell'inchino al figlio del boss. Nel corso delle indagini sequestrati anche cocaina e armi. Ancora sangue sulle strade siciliane, nello specifico a Catania, dove questa mattina a Cibali un giovane motociclista, 19 anni, ha perso la vita in seguito ad uno scontro frontale. Lo scontro è avvenuto nei pressi della facoltà di Agraria. E siamo alla cronaca relativa ai migranti. 3 persone sono state fermate, si tratta di cittadini dell'Africa subsahariana. La novità più significativa è che appunto i presunti scafisti adesso arrivano anche da quella zona. Sentiamo Francesca Aglieri. Viaggiavano su 2 gommoni partiti dalla Libia e senza bussola i 200 migranti sbarcati a Pozzallo. Per il loro viaggio della speranza hanno pagato $800 ciascuno. È il racconto fatto agli investigatori della squadra mobile di Ragusa che hanno fermato 3 scafisti con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per la prima volta, al timone dei 2 gommoni, c'erano 2 cittadini nigeriani, mentre un terzo fermato è originario del Senegal.
Le imbarcazioni fatiscenti sono state soccorse in due distinte operazioni nel canale di Sicilia. I migranti, giunti in acque internazionali, hanno lanciato l'allarme e sono così stati messi in salvo e al sicuro nel porto di Pozzallo. Siamo alla politica continua, all'esame della legge finanziaria all'ARS. È stato approvato ieri il bilancio. Per le ultime novità ci colleghiamo con Blog Sicilia, nello specifico con Claudio Porcasi. È proseguita anche oggi l'analisi della legge finanziaria 2016 all'Assemblea regionale siciliana. Un percorso lungo e pieno di difficoltà quello intrapreso dalla maggioranza. Ieri è stato approvato il bilancio e i primi 15 articoli finanziari che contengono risorse per i comuni, per il dissesto idrogeologico, per il fondo di rotazione e per la progettazione, per la norma che impone ai comuni di rimodulare i costi delle ZTL in base a residenti e auto inquinanti. Ma la legge contiene complessivamente 82 articoli e vale 24 miliardi di euro e l'incidente di percorso con una maggioranza ballerina è sempre dietro l'angolo. Bene, era questa l'ultima notizia. L'appuntamento con la nostra informazione è rinnovato a domani. Ovviamente continuate a seguirci attraverso i nostri giornali online. Buon proseguimento. Per anni l'America ha spiato l'Italia e in particolar modo Berlusconi. Allora, spiate Berlusconi, avete prodotto solo ed esclusivamente un caso Monica Lewinsky. Ma chi? Non sapete manco copiare.